Si apre la stagione anche per il campionato italiano Mini GP, dove a Sarno, presso il circuito internazionale Napoli, si è corsa la prima prova per i protagonisti della classe Mini GP 50 e per i tre monomarca collegati. Weekend da incorniciare per Edoardo Sintoni, che dopo la pole position, la pole del sabato, si impone anche in gara. In griglia di partenza, oltre al pilotino romagnolo, anche Tony Arbolino su RMU, al suo fianco Bruno Ieraci su ZPF e a chiudere la prima fila Dennis Foggia, in queste prime battute vera rivelazione del campionato. Alle ore 14:20 si spegne il semaforo per i 19 centauri delle ruote basse tricolori della Mini GP 50. Scatta male il poleman Sintoni e subito si crea un gruppetto di testa formato da Foggia, Ieraci, Zannoni e Arbolino. Già dal secondo giro Sintoni non ci sta e dà il via ad una rimonta formidabile che lo vede già a metà gara condurre in prima posizione ai danni di Dennis Foggia, RMU capofila per alcuni giri. Alle loro spalle la bagarre tra Ieraci e Arbolino che lottano fino all'ultima curva. Sotto la bandiera a scacchi taglia il traguardo davanti a tutti il romagnolo Edoardo Sintoni, SG, distanziando di oltre 3 secondi Dennis Foggia, oggi al suo esordio in Mini GP. Terzo è Tony Arbolino, che soffia il gradino più basso del podio a Bruno Ieraci, quando mancavano poche tornate alla conclusione. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Prima delle premiazioni, infatti, è stato presentato un reclamo contro la moto del pilota Sintoni, il quale, ancora in fase di accertamenti, rende la classifica sub iudice, ovvero in attesa di riscontro dei commissari. Allora, la partenza è andata molto bene, alla prima curva ero primo, solo che ho sbagliato a mettere una marcia e mi è finito il motore e due mi hanno pensato alla staccata. Solo che è continuata così, mi hanno distanziato di 2 o 3 secondi, io mi sono avvicinato, ho dato il meglio di me all'ultimo giro dell'ultima curva, ho passato il terzo che era Bruno Ieraci Palazzese. Ho cercato di fare un'ottima partenza e di mettermi subito in testa, poi la gara è andata molto bene, e poi Sintoni mi ha passato, ho cercato di stare tranquillo e non buttare una gara e sono molto contento. È andata malissimo, sono partito in folle pensando che avevo messo la marcia, però dopo ho fatto un mucchio di sorpassi e ho vinto. Sì, Edoardo abita vicino a me, insieme a Marco Melandri abbiamo deciso di dargli una mano. Il ragazzo, al di là delle capacità evidenti, il ragazzo merita per attaccamento a questo sport e sicuramente quello che ha fatto vedere oggi e anche ieri, arrivo a dire in prova, è la testimonianza che stiamo investendo su un futuro campione. L'impressione è che ci sono sicuramente dei talenti e dei ragazzini che arriveranno molto in alto. Io credo che i primi quattro abbiano fatto veramente una differenza enorme e credo che abbiano già dimostrato delle capacità che spero che in futuro gli dia possibilità di proseguire nel percorso per arrivare al mondiale. Prima giornata di gara non solo per la Mini GP classe 50, ma anche per il trofeo Yamaha R125 Cup, dove già alla prima curva di gara 1 tutto il paddock suda freddo per Valentino Volpini, che rimane a terra dopo una caduta. La bandiera rossa blocca la gara e alla ripartenza subito un gruppetto di testa si stacca dagli altri piloti fin sotto alla bandiera a scacchi. A tagliare per primo il traguardo è Alex Magliocchetti, seguito da Damiano Mencarelli e Nicola Di Rago. In gara 2, ancora un gruppo, stavolta di 3 piloti, fanno ritmo a sé. Mencarelli, Gironi e Magliocchetti fanno il vuoto dietro di loro e chiudono in quest'ordine distanziati da poco più di 3 decimi. Mencarelli dunque si aggiudica la classifica di giornata davanti a Maglionchetti e Gironi. Le sensazioni sono forti pure perché l'altro anno siamo andati via non molto contenti a questo campionato. Le due gare sono andate bene, più la seconda dove ho vinto. E niente, sono contento, volevo ringraziare la famiglia che mi sta sempre appresso e basta. La sottoclassifica rookie vede sul gradino più alto del podio Gattavecchia, secondo Gini e terzo Ambrosi.
Ma il circuito è un po'... sì, ci sono delle curve belle e delle curve brutte come in tutte le piste. Però è divertente da fare in moto, io mi sono divertito molto, sono andato bene. Ringrazio il team SCB, il motoclub Biasson e lo sponsor Ice Blink e tutta la mia famiglia che mi ha supportato in questa tappa. Sì, il campionato è partito molto bene dal punto di vista della partecipazione, la pista è piaciuta molto, sono piaciute le moto, sono piaciute le gomme. Bisogna dire, è partito con un grosso spavento perché abbiamo avuto una caduta a partenza di gara 1. Il nostro pilota Volpini è rimasto un attimo incosciente, poi è stato soccorso, grazie al cielo nulla di grave, per cui poi la gara è ripresa e sono state due bellissime gare. Abbiamo avuto un protagonista Magliocchetti nelle prove che ha vinto per distacco gara 1, in gara 2 non è riuscito ad avere la meglio su altri due avversari molto esperti, quindi alla fine Mencarelli, grazie a un secondo e un primo posto, si aggiudica la giornata, secondo Magliocchetti, terzo Gironi, quindi bellissimo spettacolo, soprattutto gara 2 molto combattuta, direi che è partito nel migliore dei modi il campionato. La Metrakit Mini GP School, trofeo entry level al secondo anno di età, anche in questa stagione frutto di attente selezioni da parte del gruppo di lavoro Metrakit Italia su tutto il territorio nazionale, scatta nel circuito salernitano. In griglia di partenza, la prima fila è tutta per ex piloti di Minimoto e in pole è Emanuele Tonassi, con il tempo di 1.12 e 408. Secondo si prepara Omar Bonoli e terzo Gennaro Izzo. Al pronti via parte male il Pullman Tonassi, così ad approfittarne è Omar Bonoli, che fa gara in solitaria e taglia il traguardo con grandissimo margine sul suo inseguitore Leonardo Taccini, che fa da lepre prima a Triglia, poi a Izzo, che conquista il gradino più basso del podio. E come ti trovi con la moto? Bene, bene, mi trovo abbastanza bene e la moto me la sistemano bene. Consigli vanno bene e basta. Allora, innanzitutto sono contento e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno disputato la gara di oggi perché il livello è veramente molto alto. Abbiamo trovato un gruppo di piloti molto forte, soprattutto i primi 3-4 sono oggettivamente giravano con i tempi dell'italiano, quindi insomma con una moto di 10 cavalli. Quindi prima di tutto complimenti ai ragazzi, i tecnici federali che veramente sono fantastici, Matteo Baiocco in particolare che era oggi qui con noi, che li ha aiutati anche a migliorare turno dopo turno. Al via oggi anche la Honda Racing School. Allo spegnersi del semaforo, dopo una scivolata al secondo giro, esposizione della bandiera rossa, riallineamento in griglia e nuova partenza per terminare gli 8 giri previsti. A spuntarla su tutti è Matteo Ghidini, secondo posto, a Flavio Ferroni e terzo Alessandro Dezzi. Si chiude la prima tappa per il campionato italiano Mini GP che proseguirà il prossimo 17 giugno in Terra Sicula presso la pista Concordia Karting di Favara Agrigento.